Con questo video voglio darvi una piccola overview, una rapida overview, uno sguardo molto rapido alle truppe presenti nel gioco Mount & Blade 2 Bannerlord. Visto che mi è stato chiesto anche nei commenti tempo fa, chiedo scusa per il ritardo, ma sto cercando di creare un video semidecente che avesse un minimo di informazione accurata e spero di raggiungere quell'obiettivo. Chiaramente avete notato che stiamo partendo con Vlandia, la fazione che stiamo giocando anche nella campagna sul canale. Che è una fazione che si focalizza molto sull'utilizzo di armi innastate, come possiamo notare dalla presenza delle lance ed altro nelle truppe di fanteria e anche nella cavalleria, che è probabilmente la migliore nel gioco. Con le sue lance può essere devastante in termini di carica, può diventare molto corazzata e comunque è anche manovrabile, cosa che molte altre fazioni non possiedono, una manovrabilità. Inoltre, anche i suoi balestrieri sono tra i migliori del gioco, e forse non a caso sono l'unica unità da distanza che possiamo reclutare con Vlandia, partendo dalla recluta, che possiamo ottenere partendo dalla recluta. Possiedono lo scudo pavese, l'orgoglio italiano, come mi piace definirlo, e che appunto aumenta le loro probabilità di sopravvivenza in battaglia, soprattutto se vengono attaccati da dietro, da altre frecce e quant'altro. E inoltre, purtroppo la disponibilità limitata in termini di fanteria pesante si fa sentire con Vlandia, perché la otteniamo soltanto nei livelli successivi. Dobbiamo addestrare le truppe parecchio prima di arrivare ad ottenere della fanteria pesante, che comunque non possiede gli scudi e quindi sono molto vulnerabili agli attacchi nemici, soprattutto da distanza, come con arcieri o balestrieri e quant'altro. Inoltre, per ottenere arcieri non è impossibile con la cultura Vlandia, ma bisogna affidarsi alle unità specialist, così ho letto che vengono definite, che non sono reclutabili facilmente, non è come una recluta che si trova ovunque. Bisogna cercarle nei parti nemici, prendere i prigionieri e quant'altro. Inoltre, Vlandia non ha unità che possono essere considerate a cila a cavallo, proprio zero assoluto, quindi questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. La seconda fazione che andiamo ad analizzare sono gli Stooge, la cultura Stooge, che è focalizzata molto sulla fanteria, con armi in una mano, specialmente spade, o forse esclusivamente spade, e scudi a forma circolare. Sono vichinghi, quindi trascurano anche la cavalleria. Purtroppo si farà sentire questo aspetto se giocate solo con gli Stooge, se amate fare roleplay e far parte solo di quella cultura, diciamo. Chiaramente possono essere molto utili con la loro fanteria se noi poi prendiamo la cavalleria di Vlandia, per esempio, no? Quindi i due messi assieme potrebbero essere devastanti. Comunque, come detto, possiedono molte unità che utilizzano scudi e spade, e ciò appunto permette di sfruttare l'abilità del muro di scudi, no? Lo Shieldwall, che possiamo fare e formare all'interno del gioco per aumentarne la resistenza, soprattutto nel caso di attacchi da parte di arcieri nemici. Sebbene lo scudo sia grande, però non copre completamente il corpo come magari uno scudo ad aquilone. Ad ogni modo, fa il suo lavoro. In più hanno a disposizione arcieri e altre unità con giavellotti che possono essere abbastanza devastanti, soprattutto se siamo noi in attesa del nemico, come succede spesso nel gioco, che il nemico ci attacca e quindi possiamo decimare l'avversario ancora prima di ingaggiarlo direttamente. Però, come ho già detto, non possiedono molta cavalleria e la fanteria, come Vlandia, però soltanto nei livelli successivi, tipo da livello 5 in poi, in quella zona, diciamo. Comincia ad ottenere, ad equipaggiarsi con dell'armatura che può essere considerata pesante. Quindi, anche da questo punto di vista, bisogna stare attenti perché, principalmente, la loro sopravvivenza delle unità di fanteria corpo a corpo si basa principalmente sull'utilizzo dello scudo. Quindi, se stessi giocando Sturgia, io lo faccio sempre, con Sturgia probabilmente fare il muro di scudi più spesso e volentieri sarebbe cosa buona e giusta. Se parliamo di arcieri a cavallo, anche gli Stooge non ne posseggono, a parte qualche unità che utilizza i giavellotti. Adesso passiamo ai Kuzite, che sarà la fazione, la cultura che un po' interromperà questa assenza di arcieri a cavallo, diciamo, perché i Kuzite si basano soprattutto, come vedete dall'albero della recluta e quant'altro, sulla cavalleria e gli arcieri. Quindi i Kuzite richiedono, diciamo, un cervello diverso in un certo senso. Utilizzare i Kuzite, le truppe Kuzite, non è come utilizzare truppe Vlandia o Stooge. Bisogna appunto forse
applicare un po' più di micromanagement in modo tale da aumentarne anche le probabilità di sopravvivenza, perché la fanteria Kuzai purtroppo non è allo stesso livello di altre fazioni. Innanzitutto, in generale, a livello di armatura, non, siamo sull'armatura media se va bene, qualcosa di pesante, ma niente di troppo serio, quanto ho capito e ho notato. Però hanno anche un altro problema, che si basano principalmente su scudo e lancia, e quindi non hanno spade o asce. Quindi, per esempio, contro una fanteria sturgia, a me i Kuzite, appunto, troverebbero molte difficoltà. Però, come detto, hanno gli arcieri a cavallo, probabilmente i migliori del gioco, perché sembra che siano l'unica fazione che veramente li sfrutta a dovere, avendo almeno tre o quattro tipi, probabilmente. Anche i loro arcieri a terra, coi piedi per terra, mettiamola così, fanno il loro lavoro in modo molto egregio. Quindi, se giochiamo Kuzite, tanta cavalleria, ma dobbiamo basarci molto meno sulla fanteria, oppure andarla a reclutare altrove. Ed eccoci all'impero, l'impero, questo impero diviso in Carradia, che però ha delle è una fazione interessante, una cultura con unità interessanti. In generale è bilanciato, sembra quasi che l'impero si voglia specializzare in tutto, ma non si specializza in nulla. Abbiamo una gran varietà di unità, con scudo, ben equipaggiate, buona armatura, lo stesso vale per gli arcieri, hanno dei buonissimi arcieri con buona armatura, che io utilizzo spesso anche corpo a corpo per supportare la fanteria principale nella mia campagna che sto facendo per conto mio e che non sto registrando per il canale. Però purtroppo, come ho detto, non si specializza in molto. Anche qui abbiamo arcieri a cavallo quasi inesistenti. Penso che l'unica unità che possa essere definita tale siano gli Imperial Bucellari. Ora penso sia una parola latina, voglio immaginare, ma comunque è quella. Però non possiedono neanche unità strettamente specializzate nell'utilizzo di armi innastate. E quindi anche quello può essere un problema. Però in generale sono unità che sono resistenti, che fanno male, forse non troppo in certe situazioni. Però come fazione probabilmente potrebbe essere la scelta migliore per un giocatore nuovo su Mount & Blade. Anche perché è la prima cultura che incontriamo quando iniziamo ogni singola campagna per ora. Perché la scelta della cultura non mi impone uno spawn point nel territorio della cultura, ma bensì sempre nel territorio imperiale. Quindi queste sono le prime unità che incontriamo, e quindi conoscere a cosa si va incontro con queste unità potrebbe essere interessante. Anche qui poi ci sono delle unità specialist che però non sono facilmente trovabili, ma secondo me non vi è troppa necessità di cercarle per avere un vantaggio. Cosa interessante, come vediamo qui, è che la cavalleria principale dell'impero parte da un'unità di fanteria, quindi la recluta di cavalleria parte con piedi per terra e poi già dal secondo livello inizia a cavalcare. Un'altra cosa da dire riguardo la cavalleria imperiale è che, sebbene i casafratti siano letali nella carica e molto corazzati, purtroppo non hanno tanta manovrabilità, quindi bisogna stare attenti da questo punto di vista. Adesso diamo un occhio a Battanian, la cultura Battanian. Questa cultura è particolare perché possiede in generale tante unità da schermaglia, ma vi è un'assenza
assurda in termini di armature pesanti. Quindi parliamo di unità appunto da schermaglia, praticamente mordi e fuggi, no? Immaginiamoci quelle tribù che combattono nelle foreste, creando imboscate in continuazione per indebolire il nemico. Questo è praticamente battaglia. Quindi abbiamo arcieri, gente con i giavellotti. Unità magari anche forti dal punto di vista dei danni. In unità di fanteria, specialmente di battaglia, praticamente infliggono tanti danni. Però chiaramente hanno poca difesa. E quindi è il classico gioco dei videogiochi: fai tanti danni, perfetto, ma non avrai difesa. Questa questione è per bilanciare chiaramente, se no l'unità risulterebbe OP sin da subito. Possiedono qualcosa in termini di cavalleria, ma niente di speciale. E anche qui, a quanto ricordo e a quanto ho visto, molte unità di cavalleria, cioè molte. Quel poco che hanno, alcune hanno addirittura, si concentrano addirittura sui giavellotti, quindi utilizzarli in cariche gloriose forse non è la scelta migliore. E infine abbiamo gli Aserai, gli arabi della situazione, gli arabi di Carradia. Gli Aserai anche sono abbastanza versatili, hanno tante unità, vari tipi di unità, addirittura hanno i Mamelucchi che poi diventano una cavalleria pesante con arco. Quindi abbiamo la presenza di arcieri a cavallo veri e propri, però in generale la loro cavalleria corpo a corpo ha solo armatura media, solo cavalleria media, e quindi in quel contesto gli Aserai deficitano, non sono allo stesso livello rispetto ad altre fazioni, come ad esempio Vlandia, no? Quindi gli Aserai hanno anche tanti arcieri, che sono non male. Nel complesso, però, sono basati sull'armatura media. Quindi, nel lungo andare, probabilmente in uno scontro con la fanteria degli ultimi livelli di altre fazioni, potrebbero trovare delle difficoltà. Inoltre, in termini di cavalleria, hanno anche soldati che cavalcano cammelli, che può essere tanto figo, ma i cammelli mi pare aver visto che sono chiaramente più lenti dei cavalli e sono comunque un passaggio per poi arrivare a un tipo di cavalleria più potente, come potete vedere qui, dopo la Jabal Camel Rider, passiamo alla Jabal Bedouin, che hanno comunque è un tipo di cavalleria leggera, comunque media, anche i cavalli non sono corazzati. Quindi gli Aserai sono un po' difficili da giocare, probabilmente. Sarebbe carino se avessero un vantaggio nel combattere nel deserto, per esempio, no? Magari la temperatura e quant'altro, ma ora sto parlando di un gioco completamente diverso. Ad ogni modo, io li ho giocati per un po' e li ho trovati divertenti. Detto questo, spero che questo rapido sguardo sia stato utile e ci becchiamo nel prossimo video. Ciao!